Bene, oggi inizia OMI, ennesima edizione importante per questa manifestazione che è storica nel portafogli di Fiera Milano. Per noi questa è veramente una, oltre alla tradizione di avere una manifestazione come OMI, c'è di importante il fatto che è diventata una sorta di piattaforma in cui i vari sottosettori che compongono l'industria, diciamo, che sta dietro questa manifestazione crescono seguendo le tendenze di mercato, e grazie anche al fatto che OMI è in grado di aiutare a delineare quali sono le tendenze di questi settori per i mesi a venire. È una manifestazione che cresce molto bene sia in termini di operatori che di contenuti e di varietà, diciamo, delle presentazioni che vengono effettuate, quindi ci lascia anche molto ben sperare su un utilizzo futuro anche un po' differente di questa manifestazione, facendola crescere ulteriormente. È molto importante, è ovviamente nella tradizione e nelle qualità milanesi, è sempre una manifestazione molto partecipata, speriamo che sia anche così quest'anno. In questo momento è molto importante anche perché Milano si sta aprendo molto al mondo, sta cercando di valorizzare le sue qualità sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista imprenditoriale. Alla fine Milano è veramente una città internazionale. Deve fare ancora di più, però è il suo destino. 1500 aziende espositrici, di cui oltre il 25% straniere, quindi oggi la partenza, il primo giorno di manifestazione, attesi oltre 80.000 visitatori professionali B2B in questi 4 giorni di manifestazione. Tante novità, a partire da tutti i supporti che vengono dati alle aziende che espongono, le aziende che vengono a comprare ad OMI, legati ai trend. Siamo nell'area del OMI Trend Café, una ricerca fatta sullo sviluppo nei prossimi 3 anni di materiali, colori, finiture legati al mondo dell'arredo, del complemento d'arredo. Tantissime iniziative legate alle start-up e ai giovani designer, sia nazionali che internazionali, con differenti progetti all'interno dei vari settori di OMI, quindi dal mondo della decorazione casa anche e al mondo del fashion and jewel. Tanti progetti legati a stimolare quelle che sono nuove iniziative, nuovi canali di distribuzione per dare un servizio completo e far sì che OMI diventi una piattaforma di business importante a livello internazionale.